Questo lo passiamo giù. Collaboriamo un po' tutti, compresa vista. Grazie. Quindi questa è una nostra. Le facciamo protocollare e poi ve le mandiamo. Grazie. Eccoci. No, prego. È fatta? Sì, abbiamo iniziato. Adesso sicuramente sì. Buongiorno. Allora, abbiamo voluto iniziare oggi con un atto pratico che è una firma sul protocollo d'intesa che arriva oggi alla fine di un percorso che però rappresenta anche un inizio, un percorso che abbiamo iniziato quasi un anno fa incontrando i sindacati confederali che ringrazio nella persona di Michele Azzola, Paolo Terrinoni e Alberto Civica. Abbiamo continuato a lavorare con i sindacati qui dentro e abbiamo avviato un percorso congiunto per rilanciare temi importanti come gli investimenti, l'occupazione e lo sviluppo su questa città. Ringrazio l'avvocato Antonio De Santis e la presidente Eleonora Guadagno che sono qui oggi. Oggi vogliamo con questa firma, ripeto, iniziare di fatto un percorso diverso che noi abbiamo chiamato Fabbrica Roma. Lanciamo questo progetto che inizia in realtà a prendere forma quasi un anno fa e che vede purtroppo una serie di eventi che hanno colpito sicuramente questa città, il nostro territorio, che è sostanzialmente che ha riguardato molte aziende. Partiamo con Almaviva, Sky, poi Alitalia, ACI Informatica, Mediaset, adesso Esso. Abbiamo incontrato questi lavoratori, abbiamo fatto un consiglio straordinario su Alitalia, noi siamo andati a Fiumicino quando loro facevano un consiglio straordinario su Alitalia, abbiamo incontrato il sindaco Esterino Montino, stiamo lavorando in maniera congiunta su questi temi perché è assolutamente inaccettabile che ci sia questa diaspora da Roma, che è sostanzialmente l'effetto di politiche sbagliate di investimento su questo territorio e che sostanzialmente portano a perdere migliaia di posti di lavoro. E per fare questo dobbiamo farlo insieme. Quindi questa firma arriva oggi come un primo passo, in realtà di un lungo percorso, per avviare un processo. Il nome Fabbrica è un nome che rimanda a un luogo, quella dove si lavorava gomito a gomito, imprenditore, operai, per realizzare qualcosa, per fare qualcosa, per costruire qualcosa di reale. E questo è quello che vogliamo fare, un progetto condiviso. Oggi con noi ci sono i sindacati, rilanciamo però al mondo dell'industria, al mondo del commercio, al mondo dell'artigianato. Vogliamo far sedere attorno a questo tavolo, all'interno di questa fabbrica, tutte le istituzioni, le università e i luoghi di ricerca, perché è solo con il contributo congiunto di tutti che questi fenomeni possono essere scongiurati e si può far ripartire una città. Quando? È tardi, era tardi, ma bisogna farlo subito, bisogna attivarsi. Oggi si comincia, si lancia un progetto che prevede prevalentemente quattro pilastri. Si parte dall'innovazione, dobbiamo tornare a investire sull'innovazione. Dobbiamo sviluppare le infrastrutture in questa città, pensiamo alle grandi opere, certamente, pensiamo però anche a piccole opere diffuse sul territorio. Roma è una città molto vasta, abbiamo bisogno anche di piccoli interventi che ricuciano il tessuto urbano. Dobbiamo procedere verso la semplificazione amministrativa e burocratica, cosa che stiamo già facendo, e con l'ausilio dell'informatica tutto questo sarà molto più semplice, le tecnologie ci possono aiutare, e dobbiamo soprattutto
utilizzare una leva importante, che è quella della defiscalizzazione. Per fare questo è necessario che tutte le istituzioni, senza distinzione di colore politico, lavorino insieme per la realizzazione di un progetto, gomito a gomito. Questo è quello che intendiamo fare. Roma deve diventare di nuovo il centro degli investimenti, Roma deve essere un centro propulsore per il lavoro, per l'occupazione, deve essere un polo attrattivo anche per le imprese estere. Questo è quello che vogliamo fare. Accolgo quindi con molto piacere le parole del governatore Zingaretti di ieri, che confermano sostanzialmente impegni esistenti e assunti già da tempo, alcuni peraltro, soprattutto quelli relativi alle infrastrutture, soprattutto relativi ai trasporti, riguardano impegni presi in sede nazionale, Fondo Nazionale Trasporti, Fondo Nazionale Infrastrutture, quindi noi siamo contenti che arrivi questa conferma e ci auguriamo che venga a lavorare con noi all'interno di questa fabbrica, perché Roma ha bisogno, ha veramente bisogno dell'aiuto di tutti. E peraltro credo che maturità politica significhi anche lavorare tutti insieme per realizzare un obiettivo, il rilancio di Roma, indipendentemente dal colore politico di chi in quel momento governa. Questo significa che gli impegni che vengono presi, che talvolta vengono dichiarati nel corso del tempo, poi vengano mantenuti fermi e non vengano rivisti o rimodulati a seconda di chi siede sulla poltrona di sindaco o di governatore. Perché purtroppo negli anni passati abbiamo assistito a questo. E questo ha determinato un'incertezza per la città, un'incertezza per gli investimenti. E il risultato è quello che si sta producendo sotto i nostri occhi. Dobbiamo invertire la tendenza. Io credo che se saremo in grado di lavorare su un obiettivo concreto di sviluppo, indipendentemente dalla diversità di visione politica, Roma potrà essere veramente rilanciata, perché è questo che ha bisogno. I cittadini chiedono questo, le imprese chiedono questo, il mondo ci chiede questo, non ci chiede divisioni. Quelle ci sono e riguardano altri temi. Sui temi importanti si va avanti insieme o non si va avanti. Noi ci siamo. Apriamo oggi una nuova fase di questo percorso e siamo davvero aperti a tutti coloro che vogliono rilanciare la città. Grazie.